Oggi è un giorno importante all'Istituto Pini. Le ragazze sono in partenza per Parigi e sapete come ci vanno? State a guardare! Sì, si parte! Ragazze, lo so che siete contente, ma non c'è bisogno di gridare come matte. Senti, ma Parigi è lontana. Come ci andiamo? Ve lo stavo dicendo, ma mi avete interrotta con le vostre urla sguaiate. Ragazze, ecco a voi il vostro mezzo di trasporto, l'aereo ufficiale dell'Istituto Pini. Bellissimo! Ha una struttura aerodinamica, sembra solido, ed è velocissimo. Che altitudine raggiungerà? Prendo il tablet e ci guardo. Bah, è minuscolo. Che emozione, è la prima volta che viaggio in aereo. Mamma mia, che mancanza di classe. Da tutti questi finestrini si può ammirare il paesaggio mentre si è in volo. E avete visto che fiorellini deliziosi? Fanno pandan con il tuo, Lily. È che io sono un tipo trendy. E poi ha delle stelline, farfalle, cuoricini. Sì, vabbè, ma lo possiamo vedere questo aereo o no? Beh, prima dobbiamo caricare i bagagli nella stiva. Guardate com'è grande. Ci stanno tutte le vostre valigie. Una, due. Uff, non si sposta di un millimetro. Ha le rotelle, no? Vita, portala tu. Mamma mia, come pesa! Ma cos'è? Si è portata dietro tutto l'armadio? Bene, ora che i bagagli sono nella stiva, tutte a bordo! Io per prima, non per nulla sono la migliore dell'Istituto Pini. La migliore dell'Istituto Pini? Dentro, ragazze! Non avete ancora visto il meglio! Tadan! Vero che è fantastico? Guardate quanti accessori ha! Il mio jet privato è molto più grande. Beh, ma neanche questo è male, no? Guarda com'è attrezzato! Questa è la cabina passeggeri. Ha delle poltrone comodissime. Oh, meno male, sono esausta. Si è stancata a portare la valigia. È così difficile essere Giulia. Bla bla bla, smettetela di dare aria ai denti. Se vuoi fare un pisolino, ti basta reclinare lo schienale. Mi ci vorrebbe un bel massaggio. E se non hai sonno, nessun problema. Puoi guardare un po' di TV. Oppure controllare la rotta dell'aereo. Secondo i miei calcoli, se il vento è favorevole, saremo a Parigi in 2 ore e 35 minuti. Ma smettila, non devi mica pilotarlo tu l'aereo. Beh, tu no di certo. Dai ragazze, non litigate. Avete visto quanti scomparti ci sono? Potete riporvi le borse, i laptop e anche le riviste di moda. E su questo tavolino pieghevole potete appoggiare piatti e bicchieri. Piatti? Che piatti? Ho una fame! E che problema c'è? In fondo all'aereo c'è la cucina. Ecco qui il carrello per portare snack e bevande ai passeggeri. Ci penso io! Ho persino l'uniforme da hostess! Ti sta benissimo, Michelle! Mi piace soprattutto la camicetta. Questa spilla è molto chic e il cerchietto le si abbina alla perfezione. L'ho disegnata io, sai? Mica tutte sono tagliate per l'alta moda. Avanti, prepariamo i vassoi per il pranzo. Prima i piatti e poi le posate. Forchetta, coltello e cucchiaino per il dolce. E naturalmente i bicchieri. Io mi preparo una tazza di tè. Stamattina non ho avuto neanche il tempo di fare colazione. Bah, ma è freddo! Meglio scaldarlo un po'. Michelle! Una brioche, presto! E per me un succo! Guardate che potete anche andarveli a prendere da sole, eh? Ecco qui, ragazze! Una brioche per Giulia e un succo per Rita. Bah, ma è duro come un sasso! Che schifo! E il mio succo è salato! Così la prossima volta si arrangiano! E non avete ancora visto la parte migliore! Sapete cosa c'è a livello superiore dell'aereo? Una discoteca! Fantastico! Qui potrete organizzare delle feste scatenate. C'è perfino una postazione da DJ. E cosa ne dite di questa sfera specchiata? DJ Tasha! Gli altoparlanti sono così potenti che la musica si sente in ogni angolo dell'aereo. Avanti ragazze! Tutte in pista! Oh, finalmente un po' di divertimento! Visto che questo aereo non è poi così male...
Beh, credo sia ora di partire, no? Vediamo un po' come funziona. Tieni, Lilith, così puoi chiedere istruzioni alla torre di controllo. Qui invece c'è la carta aeronautica per non perderti tra le nuvole. E qui ci sono i comandi per pilotare. Oh, guarda, Michelle ti ha anche lasciato uno spuntino. Ok, ci sono. Signore, siamo pronte per il decollo. Prossima fermata, Parigi! Buon viaggio, ragazze! Cosa ne dite, amici? Secondo voi, Michelle e Giulia riusciranno a non litigare per tutto il volo? Secondo me no. E voi, avete mai viaggiato in aereo? Dove siete andati? Scrivetelo nei commenti. Era da tanto che non vedevamo un video con le Indie Girls e le Beautiful Girls, vero? Vi è piaciuto? Se sì, mettete un like e iscrivetevi al canale. L'Istituto Pini ha ancora tante avventure in serbo per voi. A prestissimo!